Allora io vi ridò il benvenuto, quindi da padrone di casa, visto che prima lo avevate fatto voi, e ringrazio Stracini e Barbadoro di questo evento. E vi porto un esempio concreto di cosa noi stiamo facendo da qualche anno, dal 2009, come struttura che opera nel settore del turismo con la bicicletta cicloturismo. Ok? Poi, visto che Luca ha spiegato bene anche i vari segmenti di chi va con la bicicletta, perché effettivamente non è tutto uguale, sempre in premessa per capire i servizi che offriamo, dico che il nostro target molto probabilmente lo definirei ciclosportivo, ok? Ciclosportivo perché comunque gente che è già in bicicletta ci va nel suo paese o e quindi porta la bicicletta, vuole la bicicletta quando viene in vacanza per continuare e quindi dar seguito a questa passione, a questo hobby. E, dico, vacanza ideale per gli appassionati di bici ed è stato un po' questo il motivo che ho voluto seguire, quindi un po' il focus che ho voluto seguire all'interno di Ca' Virginia per attrezzarlo e farlo diventare un bike hotel, così come può essere definito. Ok? Io dico questo, che dal 2009 l'esperienza che io ho fatto quindi in questo settore è stata anche fatta seguendo un consorzio austriaco che si chiama MTS ed è Road Bike Holidays. Quindi l'altra cosa che vi dico, tutti i servizi sono pensati principalmente, quindi al 90%, anzi 95% per persone che portano la bicicletta da strada, quindi il nostro ospite è un ospite che prevalentemente va con bicicletta da corsa da strada, quindi manubrio basso e non diritto. Ci sono alcuni di questi ospiti che oltre poi a portare la bicicletta da strada si portano anche la mountain bike, perché spesso e volentieri le passioni sono ben intrecciate e di questo anch'io sono un esempio, nel senso che chi piace andare in bicicletta alla fine vai con la mountain bike nella stagione giusta, che questa è l'inverno e la bici da strada la teniamo per i periodi dove ci sono le giornate più lunghe, eccetera. Comunque questo per dire, sono un appassionato di bici, mi ritengo un amatore, quindi ho provato comunque sia a tradurre questa passione anche per la bicicletta per fare diventare un'offerta specifica di Ca' Virginia. Noi chiaramente siamo nati come centro benessere, visto che comunque sì abbiamo uno spazio dedicato al wellness, abbiamo ristorante e camere. Ho detto voglio aggiungere comunque sia all'offerta così abbastanza generica anche un qualcosa di più specifico. Vi dico qualche numero, per me oggi il cicloturismo significa 100.000 euro all'anno circa in termini di fatturato. E questo rappresenta circa un 20% di quello complessivo in sostanza. E in termini di presenze non sono tantissime, o almeno io non sono contento, nel senso Un po' che di più. ambisco a aumentarle. Noi, ecco, mediamente negli ultimi 2 anni abbiamo fatto circa 1.500 presenze, quindi di prenotazioni di ospiti che sono venuti con la bicicletta o per la bicicletta. Abbiamo un'offerta specifica per quel tipo di target e quindi ecco, l'analisi l'ho fatta seguendo questo tipo di segmentazione in Sei sostanza. uno iper specializzato, insomma, all'interno di un settore Esatto, per. anche all'interno del nostro sito troviamo una parte dedicata alla bicicletta, e poi lo potete andare a vedere, poi c'è l'offerta, quella generica del benessere, quindi per stare in relax, eccetera. Altro aspetto importante che abbiamo toccato prima, ma lo ribadisco, perché ho voluto guardare al cicloturismo? Perché mi permette assolutamente di destagionalizzare. Quindi iniziano ad arrivare ospiti già a partire dalla fine di febbraio, primi di marzo, ancora sicuramente non è caldissimo, ma per certi paesi, dove forse l'inverno è ancora più rigoroso rispetto al nostro, già quelli diventano periodi ideali per poter andare in bicicletta e scoprire il territorio. Ok? Riusciamo a lavorare fino alla fine di ottobre, ecco, solitamente, poi ecco, quello è un po' il limite in termini di stagione. Pertanto cominciano ad essere comunque sia diversi mesi, insomma, da marzo alla fine di ottobre. Quindi, ecco,
seguendo il consorzio al quale ho aderito, il quale tra l'altro, ecco, e tocco anche degli aspetti che prima in qualche maniera sono usciti anche nella discussione, quello di dire qual è la garanzia che offriamo all'ospite in termini di servizi per poterci chiamare Bike Hotel. Ecco, questa garanzia, al di là chiaramente dell'impegno personale, ma è ulteriormente avvalorata da una certificazione che ci rilascia il consorzio nel quale siamo iscritti, e costantemente durante tutto il periodo dell'anno loro svolgono in maniera anonima o in maniera palese delle verifiche sul come si risponde al telefono, come rispondiamo alla mail, vengono qua in struttura, guardano come siamo organizzati, i tour che proponiamo, i servizi che dobbiamo dare, e quindi ogni volta noi abbiamo una intranet nella quale ci mettono poi i voti, e quindi noi dobbiamo andare, uno comunque sia, a confrontarci anche con il resto delle strutture. E questo è un aspetto importante, perché comunque se vogliamo mantenere uno standard, e qui parliamo di qualità percepita dall'esterno, è giusto che ci sia anche un certo confronto, benchmark all'interno, e competizione, ma sana, ecco. E questo diventa anche stimolo, perché chiaramente nell'offrire i servizi o nel comunque sia specializzarti, organizzarti, cerchi comunque sia sempre di portare il limite un po' più in alto, e quindi questo nella logica proprio di qualità erogata, di qualità concreta. Quindi questo sempre nella logica di premessa. Quindi i servizi specifici, quindi adesso facciamo una carrellata e quindi a mano, poi mi fermate, se avete domande mi fermate. Quindi i servizi specifici che oggi Car Virginia offre sono quindi un garage interno alla struttura con un sistema di videocontrollo. Questo per esempio è un aspetto che hanno voluto, nel senso che il garage sicuro deve essere un qualcosa che sicuro lo è veramente. Quindi ho sistema di telecamere, ho allarmi, queste cose qua. Il garage alla sera dopo le 7:30 viene chiuso e non è possibile accedere da nessuno, se non devono chiamare me o qualcuno a ricevimento per chiedere di poter andare nel garage. La stessa cosa al mattino, quindi fino alle 8:30 che non viene riaperto e rimane sotto chiave. Il garage è stato attrezzato quindi con una rastrelliera per bici e cavalletti. Poi, se avete piacere, non siamo tantissimi, prima di andare via prendiamo l'ascensore almeno uno e siamo già arrivati, quindi almeno l'esempio diventa calzante. L'angolo officina con attrezzi per riparazioni, manutenzioni ordinarie, quindi significa veramente poche chiavi in una set di una scatola che viene venduta a forse 70-80 euro, neanche a 100, già troviamo tutte le chiavi più importanti per poter fare manutenzione di base sulla bicicletta. E solitamente poi anche l'ospite, ma gli interventi che vengono fatti in termini di manutenzione sono veramente base, quindi lubrificare le parti meccaniche, la catena, togliere l'eccesso di sporco se c'è, stringere alcune viti se serve, e quindi regolare la sella. Pertanto con quattro chiavi in croce si fa tutto. Una domanda? Sì, no, mi sembra un consorzio molto serio che fa dei controlli così pesanti, però mi sono perso il nome. MTS. MTS. È austriaco. Sì, è il circuito austriaco. Sì, sì. No, devo dire che anche Italy Bike Hotel, che prima è stato menzionato come ente, è esattamente l'alternativa, ok? Ci sono tante strutture in Italia aderenti a questo consorzio? In Italia sono nell'ordine di una decina, io sono quella più a sud, quindi loro cercano tra l'altro strutture in quest'ambito che le Marche, perché io nelle Marche sono l'unica. E non è un vantaggio, io sono handicappato sotto questo punto di vista, nel senso che se fossimo, no, non è strano, perché in termini turistici più è l'offerta e maggiore è l'interesse di destinazione. Quindi più sono le strutture che sono ricettive, presenti nel territorio, e più quel territorio è visibile. Quindi in termini turistici la concorrenza vale fino a un certo punto, perché sfido a saturare l'offerta. Cioè, nel senso che è un concetto un po' difficile da far passare. Quindi il discorso è questo, e quindi anche Italy Bike Hotel comunque fa esattamente la stessa cosa, però ecco, è importante perché poi anche il consorzio in termini per esempio di attività di comunicazione, marketing, presenza a fiere, newsletter, presenze su riviste straniere. In mano voi avevate Cycling, è una rivista inglese, esatto, quindi quella è una rivista che io ho lì perché comunque sia aderisco a quel consorzio, quindi ed è a disposizione degli ospiti, tanto per spiegare un po' le cose. Poi ce ne sono tantissime.
Quindi servizio, ecco, questo qui, servizio quotidiano di lavaggio ed asciugatura indumenti tecnici, ok? Quindi noi quotidianamente in camera vengono raccolti gli indumenti che loro durante il giorno usano per andare in bicicletta, li laviamo, li riasciughiamo, li riportiamo in camera al massimo entro le 8 del mattino, ok? Seguente. Quindi questo è un altro servizio chiaramente che va nella logica di benvenuto ciclista. E mappe su supporto cartaceo e GPS. Allora, noi abbiamo una mappa generale che è questa, che spiega il territorio e le raccoglie tutte. In questo sono solamente descritti 8 percorsi. Dietro chiaramente la cartina diventa interessante anche in termini di luoghi turistici da visitare, quindi come punti di interesse. Tutti questi 8 percorsi si rispiegano in maniera ancora più dettagliata attraverso queste schede, di cui anche qui sono composte con un profilo altimetrico e le caratteristiche delle salite o del percorso, con un retro che diventano sempre i vari punti di interesse e con l'interno che diventa la mappa e il percorso da seguire. Quindi la stessa cosa per tutti quei percorsi attrezzati. Lo stesso supporto lo vogliono anche su formato GPS, quindi comunque sia all'interno del sito nostro che qua in struttura io devo essere nella condizione, se uno mi arriva con il suo Garmin, di caricargli il GPX, il tracciato o quello che vuole, perché dici guarda, io voglio andare da solo, però voglio andare lì, toccare la Gola del Furlo, poi andare a Pergola passando per i Barbanti e voglio tornare dall'altra parte, io mi metto con lui, disegniamo il tracciato e poi tieni, te lo scarico e lui ci vuole andare da solo. Quindi questo per farvi capire anche cosa può succedere. Altro aspetto importante, guida ciclo escursionista in bici. Quindi noi tutti i giorni, comunque sia, quando ci sono ospiti bike, abbiamo una guida a disposizione che sono io con un'altra persona abilitata, quindi con brevetto comunque sia di accompagnatore, e pertanto i giri possono essere anche guidati e non self guide. Sulla parte dei giri guidati io ci tengo molto a questo, affinché questo possa diventare un servizio importante, e quindi anche va nella logica di effettivamente trovare nuovi impegni anche da un punto di vista lavorativo, perché può creare assolutamente occupazione. Io penso che il vantaggio che ci sia in un giro guidato sia molto molto elevato, e in termini anche di esperienza, quindi visto che parliamo anche di turismo esperienziale e il cicloturismo lo è molto, io credo che possa aiutare e contribuire molto all'esperienza e al divertimento di chi viene con la bicicletta. Per quale motivo? Perché una guida, se fatta esatto nella maniera opportuna, deve pensare al massimo divertimento di chi ha con lui nel gruppo, ma soprattutto segnalando i punti, i posti di interesse, quindi cercando soprattutto in una logica di osservazione anche del territorio, di quello che sta intorno, guadagnando i punti panoramici più importanti, fargli capire cosa vediamo nel contorno, dove sono i monti più importanti, dove è il Catre, dove è il Petrano, dove è la Carpegna, in modo tale che per lui diventa un modo per orientarsi, ma soprattutto per osservare il territorio. Oltre che chiaramente soffermarci ci sono posti di interesse storico o culturale, quindi comunque una visita dentro Urbino con la sosta al Palazzo Ducale, al Duomo e ritornando per i Turicini, io penso che sia d'obbligo, doveroso, piuttosto che a Raffaello o fargli vedere la casa natale di Raffaello, oppure andiamo a Pesaro e allora ci andiamo a vedere comunque sia dove deve essere la questura, ma comunque è un'altra parte importante. Ecco. Cioè, in questi termini credo che, aggiungo tra l'altro che la guida deve essere anche chi fa divertire, quindi con le soste giuste, eventualmente con le degustazioni o con i bar giusti per prendere anche un buon cappuccino, perché penso che poi in qualche maniera il nostro cappuccino italiano è sempre ben accettato, no? Quindi alla fine è sempre un bel motivo per far sosta, insomma. Quindi su questo torno a dire che, ecco, la guida ciclo escursionistica è molto molto importante. E la guida, come dicevo prima, è anche la persona che deve essere sensibile al livello e all'intensità dell'uscita, perché chiaramente anche un giro più semplice io lo potrei rendere difficile, così come il giro anche più complesso, se assecondato con il giusto passo delle persone, diventa un'esperienza bella e piacevole, insomma, ecco, cioè, questo è il... I gruppi di quante persone sono quando fate l'uscita? Noi per riuscire a seguirli tutti, massimo 10-12 persone, massimo.
perché se ci sono più persone preferiamo o avere più guide o addirittura dividere il gruppo per livelli differenti. Quindi il mezzo seguito? Il mezzo seguito è un servizio aggiunto, non è, quindi è a pagamento, volendo può essere richiesto un mezzo seguito. Poi lo vediamo fascia più avanti. Ah, dopo questo. Fascia d'età, allora il nostro cliente sicuramente è una persona, quindi ecco, ho molti individuali, coppie, marito e moglie per esempio, che vanno in bicicletta, gente comunque sia coppie mature, quindi comunque anche con una propensione di spesa forse più interessante, o diciamo di fascia media. Potrebbe essere un po' più basso, non sicuramente i giovani. Quindi è vero che i giovani, Luca, gli piace la bicicletta, però ancora non la vedono proprio come la dici vado in vacanza e porto la bicicletta. Però è anche vero che questa mia esperienza è forte di quel 90% tedesco, dove effettivamente loro, come dicevi prima, hanno abitudine anche tutti i giorni a muoversi per andare a lavorare e farlo in bici, e mi capita per esempio di chiedere anche inizio stagione, quindi a marzo eccetera, dove magari la gente è un po' meno allenata, ma ognuno di questi mi dice che mediamente loro una quarantina di chilometri al giorno li fanno, quindi il poco allenato è un allenato rispetto a noi, capito, sì. No? Quindi no, quindi non è un problema fare qualche collina, insomma, ecco, lo è di più nella logica di dire non l'ho mai presa la bicicletta, allora bisogna pensare con la ciclovia Fanno Pesaro o al tratto del Furlo, che sono 2 chilometri, che se fosse chiuso il traffico sarebbe sicuramente meglio, e tutte queste cose qua. E poi dei servizi specifici, oltre, ecco, andiamo avanti con i servizi specifici, quindi alla reception abbiamo cercato di creare un info corner dove poi si ritrovano mappe e informazioni sul meteo. E in questo momento le abbiamo tolte perché le sto riorganizzando e sto pensando ad un contenitore differente che possa essere fruibile come quelli che troviamo in banca, che si sfogliano, sì, con i paginoni. E poi servizio di late checkout, eventualmente giorno di partenza, con la possibilità di fargli fare doccia e quindi poter girare o fare un'uscita anche il giorno stesso della partenza, e però avere comunque il servizio per potersi praticamente far doccia e partire. E all'interno della struttura ci deve essere un referente con competenza bici presente, nel senso che oltre io c'è anche l'addetto ricevimento Francesco. Francesco conosce perfettamente il territorio, è ormai 15 anni che ha esperienza anche con i cicloturisti, quindi riesce comunque a sopperire a tutte le esigenze che possono venire fuori, come dal dare informazioni dov'è il negozio di bici più vicino, avere delle convenzioni con questi negozi, poter dare informazioni riguardo a determinati percorsi se decidono di farli in maniera self-guide, insomma da soli, quindi ecco, poter avere questo tipo di preparazione. Per quanto riguarda il servizio di ristorazione di Vito, solitamente la colazione è una colazione energetica rinforzata, ma per me è diventato uno standard anche per il resto della struttura, nel senso che già la colazione comunque sia possono trovare elementi proteici, quindi dall'uovo, l'uovo al tegamino, strapazzato, sodo, piuttosto che le crostate, dolci, ciambelloni fatti in casa, ha chiaramente anche la più classica brioche, ma anche cereali, quindi muesli, frutta secca, tutti quelle cose, quegli elementi che chiaramente poi possono essere utili, soprattutto se al giorno devi fare un'uscita di diverse ore, insomma, ecco. Al rientro, comunque sia, quindi con orario, diciamo, anche spostato sul pomeriggio, quindi dopo le 15, intendo dire, comunque sia trovano sempre un buffet pronto, quindi con proteine, carboidrati, frutta e verdura. Quindi diventa un pranzo veloce, perché comunque fuori qualcosa si spiffica, tra virgolette, però al rientro diciamo che con le focacce, con le crostate, con la frutta secca, la frutta fresca, la verdura, alla fine riescono comunque già a reintegrare quello che può essere un fabbisogno. Poi non vedo l'ora che arriva alle 7, chiaramente per fare la cena, questo è chiaro. Ecco, nel caso in cui si fanno uscite più lunghe, solitamente si pensa ad una sosta esterna, e solitamente io con Alessandro Montanari mi conosco molto bene, a volte emetta anche di sosta il suo ristorante, insomma, quando siamo fuori. Piuttosto. Arrivati tra l'aria,
Sì. Piuttosto che, ecco, quando se si va verso San Leo, San Marino, quindi si fanno, si cercano poi strutture da quelle parti. Oh, altri servizi accessori, quindi dicevo, il noleggio bici su prenotazione. Io non ho un parco bici interno, perché poi le bici che mi chiedono sono bici che vanno date a misura, quindi io mi faccio mandare al momento della prenotazione la loro altezza o addirittura altezza cavallo e altezza manubrio, e poi gli prepariamo la bicicletta ad hoc, quindi quella è la loro bicicletta comunque che gli noleggiamo. Consulenza personalizzata per escursioni e pianificazioni delle escursioni, quello che dicevo prima, quindi se uno vuole comunque sia anche muoversi in maniera autonoma, ci mettiamo a disposizione, utilizziamo il computer e quello che può essere utile. Servizio soccorso e recupero, anche qui se serve, loro hanno un numero da chiamare, quindi poi chi serve parte e lo va a recuperare. Chiaramente è un servizio che è gratuito in pochi casi, solitamente il servizio a pagamento, anche perché una volta è capitato uno non aveva voglia di tornare, guarda che io ti vengo a prendere, però devi considerare che non puoi pensare che sia un'emergenza. Mi sono stufato, detto. In italiano, quindi non succede solo con gli altri. Transfer dalla stazione ferroviaria più vicina o aeroporto, questo è un altro bel tema. Io dico che fino a Ancona, Rimini, li possiamo anche andare a prendere, quindi possiamo considerare eventualmente, soprattutto per gruppi, un servizio che possiamo offrire, incluso. Chiaramente a Bologna è un'altra cosa, ci si organizza, se lo si fa lo si deve fare a pagamento. Meeting point dei ciclisti come punto di incontro, questo solitamente il mattino è alla reception e poi sul garage con gli orari concordati per la partenza, e quindi solitamente alle 9:30 si parte con chi è che decide di fare il giro guidato. Chi decide di fare il giro self va per comodamente, insomma, in autonomia. Noleggio di GPS con più di 15 escursioni nella zona, quindi c'è la possibilità anche di prestare o di noleggiare un GPS per poter fare determinate escursioni. E classificazione delle escursioni in bicicletta secondo criteri standard, quindi facile, medio, difficile, insomma, ecco. Mappe personalizzate, stradali, mappe altimetriche, quello che un po' vi facevo vedere prima, ma anche chiaramente altri supporti che possono essere anche quelli della provincia, li utilizziamo, certo, voglio dire, ben volentieri. Oh, poi tempo libero e relax, chiaramente hanno la possibilità di usare tutta la parte della spa e del centro benessere con sauna, bagno turco all'interno della struttura, la piscina esterna con acqua salata nei momenti di bella stagione, e poi massaggi e trattamenti presso il centro benessere interno. Ovviamente qui abbiamo anche ulteriori iniziative fatte per le giornate di pioggia, c'è la visita al museo della bicicletta, c'è comunque sia la visita a San Marino a un produttore di biciclette, c'è la visita che tutti vogliono fare poi anche nei negozi dove c'è abbigliamento per bicicletta, quindi è un po', ecco, anche informazioni di questo genere, quindi. E oltre a questo la parte proprio di degustazione, perché in quelle giornate spesso e volentieri l'escursione con degustazione la organizziamo noi direttamente in una giornata specifica dedicata. Diversamente utilizziamo anche i giorni di brutto tempo per poter vedere meglio e poter andare per cantino, per produttori nel territorio. E io quindi per questa parte avrei finito. Ci sarebbe un'altra integrazione brevissima, certo, che è quella del discorso del progetto Pedalando nella Terra del Duca. Progetto Pedalando nella Terra del Duca è un'informazione che vi do, quindi il consorzio La Terra del Duca, che è composto dai comuni di Senigallia, Urbino, Pesaro e Gubbio, quindi è interregionale, ok? Ha progettato un percorso, quindi, che dovrà diventare permanente, che collega questi quattro comuni, ok? È un percorso che è stato progettato a una lunghezza di circa 400 km, sarà tabellato nei punti chiaramente di svincolo, quindi diventerà un percorso permanente, e la tabellazione è stata concertata a questo punto con la Regione Umbria, in modo tale di avere almeno uniformità, almeno per la prima volta da questo punto di vista, e quindi utilizzeremo in qualche maniera le stesse segnaletiche. E questo chiaramente sempre per bici da strada comunque. Il percorso è stato pensato su strade asfaltate a basso traffico e punti panoramici di interesse turistico.
quindi è stato cucito in questa maniera. Abbiamo ottenuto già una preventiva valutazione di idoneità anche da parte di Road Sweet Road, ed è idoneo anche per essere omologato come brevetto randonneur. Quindi abbiamo chiesto all'associazione randonneur internazionale se poteva essere giusto, e loro l'hanno reputato in una prima analisi idoneo. Quindi questo ci permetterebbe, in termini di destinazione di visibilità, comunque sia di essere presenti nell'ambito internazionale come circuito permanente di randonneur. Chiaramente dovranno essere creati eventi e quindi che andranno nella logica di promozione, potrà essere percorribile in maniera self, chiaramente come uno vuole, vedremo anche in doppio senso, e soprattutto io dico diventa effettivamente una base di interesse anche per le strutture limitrofe, per poter creare delle offerte e quindi poterle pacchettizzare insieme agli operatori, insieme alle agenzie eccetera. Quindi credo che diventi effettivamente una buona base, un'ottima base per chi pensa al cicloturismo come ambito di sviluppo, insomma. Questo è un progetto alla fine regionale con il coinvolgimento della provincia di Pesaro e con l'altra regione che è l'Umbria, in sostanza. Mi sembra di capire che nella tua strategia di operare la certificazione, che all'estero c'è un valore molto diverso, forse il turista italiano non lo percepisce così, no? Sì. Cioè il fatto che quel percorso sia certificato, sì, e quindi che abbia certe caratteristiche, è un aspetto, come del resto il tuo servizio con certificato in questo caso di percorso. Ci dà delle garanzie maggiori. Ci dà delle garanzie. Perché questo è un altro tema interessante, perché da noi di solito invece in Italia è difficile pensare a strutture nostre che sono certificate rispetto a questi parametri. Questo è un elemento, dico bene o dico male? Assolutamente. Quindi questo è un altro elemento che potrebbe essere un valore aggiunto per il nostro territorio, che magari non trovi nei non voglio sbagliarmi, ma non so se in Emilia Romagna, in Toscana, ci sono molti circuiti che hanno queste certificazioni. Allora, io ho provato a analizzare un attimo il percorso permanente dell'Eroica, sì, e loro è un percorso permanente, e non è per esempio nell'ambito del randonneur del circuito, sì, internazionale, perché non ha distanza, quindi è corto, sì, 200 km. Questo sarebbe un elemento... Questo sarebbe unico, cioè sarebbe un elemento anche, insomma, che ci rende un po', ecco, anticipiamo almeno invece di seguire sempre. Questo diventerebbe un qualcosa di sicuramente di interessante, insomma, ecco. E da lì poi c'è da sviluppare chiaramente con le strutture, chi sono le strutture, poter creare i punti no, di ristoro, e quindi ecco, potrebbe essere, insomma, l'avvio di qualsiasi progetto.